affetti per lesione strutto speciale, e credo che questo sia importante dirlo ai concittadini, perché spesso e volentieri invece si raccontano nei media, troviamo articoli sui giornali dove raccontano di situazioni per certi versi paradossali, però non si dice che questa legge non affronterà e non darà equilibrio invece a questi squilibri. In modo particolare mi riferisco a quando si racconta che il personale della Sicilia costa 12 volte il personale della Lombardia, ovviamente in rapporto agli abitanti, quindi che il personale della Lombardia costa un dodicesimo rispetto al personale della Sicilia, ovviamente sempre rapportato agli abitanti. Ebbene, ci sono stati diversi articoli anche nei giornali, lo stesso professor Antonini ha scritto più volte su Panorama, ma lo stesso Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Nessuno dei due però poi alla fine ha detto che queste differenze non verranno colmate dalla legge 42, nel senso che purtroppo le regioni non speciali non verranno toccate, o comunque per quanto riguarda i fabbisogni standard e la determinazione dei costi standard verranno escluse, e quindi di fatto questa norma non provocherà effetti. Potrà capitare che il rapporto potrà andare per assurdo 1 a 13, 1 a 14 invece di andare a 1 a 10, 1 a 9, 1 a 8, che secondo me noi sarebbe l'effetto necessario. Questo è importante, e su questo io non vorrei che qualcuno giocasse sul lanciare questi messaggi che fanno ovviamente arrabbiare i cittadini del nord, fanno spaldare il sangue dei cittadini del nord, senza poi dire che poi la soluzione non arriva, e questo può essere comunque uno strumento per chi vuole che il nostro paese si rompa, quindi non resta unito. Da questo punto di vista voglio ricordare che Calderoli l'anno scorso a Pontida disse che la nave prima di affondare si spezza, ovviamente usava questa metafora per parlare dell'Italia. Ecco, non vorrei che questa metafora fosse usata non come una preoccupazione, cioè la preoccupazione di un ministro di dire facciamo il federalismo bene, facciamolo più presto possibile proprio per modificare quelli che sono degli aspetti di poca equità e poca giustizia nella distribuzione delle risorse, o viceversa sia un auspicio, perché sappiamo che ad esempio molti della Lega aspirano ad arrivare alla Padania. Quindi in questo senso credo che noi dobbiamo fare un grande sforzo per spiegare quella che è la situazione e per spiegare che effettivamente alcune questioni non verranno affrontate. L'altra questione importante è quella relativa a Roma Capitale. Ebbene, nel decreto sul federalismo fiscale è inserito il decreto su Roma Capitale, che di fatto fino a questo momento prevede due cose, sinteticamente: il fatto che la Giunta di Roma e il Consiglio Comunale di Roma non si chiameranno più Giunta Comunale, Consiglio Comunale, ma Giunta Capitolina e Consiglio Capitolino. L'altro aspetto è che Roma avrà 500 milioni di trasferimenti in più all'anno. In questo credo che non ci sia nulla da dire, nel senso che una capitale possa avere dei finanziamenti maggiori rispetto a un'altra città, e in questo Roma non è tra le città che prendono più trasferimenti per abitante. Quello che però diventa abbastanza difficile spiegare è che nel momento in cui a Roma vengono dati 500 milioni più all'anno e i comuni del Veneto ne vengono tolti più di 110, 115 per la precisione, e quindi è assolutamente incomprensibile che delle zone che storicamente sono state sottodotate, mi riferisco ovviamente ai trasferimenti ai comuni, nel momento in cui si tende di fare un riequilibrio, sapendo poi che la coperta è corta e quindi si deve tirare nel modo più equilibrato possibile, si danno 500 milioni a Roma in più e allo stesso tempo si tolgono 100 milioni, più di 100 milioni ai comuni del Veneto, ma questo riguarda anche i comuni della Lombardia, i comuni del Piemonte, tanto per essere chiari, tutti i comuni italiani. Ma in questo taglio, ovviamente, se fosse stato fatto con un senso di meritocrazia e di equilibrio, molto probabilmente sarebbe stato tagliato di più i comuni che storicamente ottengono di più. In questo senso credo sia giusto anche ricordare che quando nel 98, subito dopo le elezioni, è partita tutta una battaglia mediatica raccontando che Roma era una città indebitata, che il bilancio di Roma era uno sfascio, tentando di dare la colpa al sindaco che aveva lasciato, perché era il nostro segretario Veltroni, in realtà il comune di Roma non è il comune più indebitato d'Italia. Quindi devo dire che su questa vicenda vale quello che io dico spesso, ossia che nel nostro paese purtroppo sembra più facile vendere le bugie che regalare la verità. Ecco, in questo senso ci hanno regalato la bugia che Roma era la città più indebitata, in questo modo hanno tentato di fare del male al PD e al suo segretario che era Veltroni, allo stesso tempo hanno fatto un favore al sindaco Alemanno, che probabilmente non avrebbe voluto fare il sindaco ma gli avrebbe preferito fare il ministro, e come terzo fatto sono riusciti
in questo modo fare l'operazione politica di parlare del centro-sinistra e parlare bene del centro-destra, raccontando una bugia, nel senso che il bilancio di Roma non è al disastro, Roma non è la città più indebitata d'Italia, però in questo credo sia giusto che noi, attraverso tutti i nostri mezzi informativi, facciamo presente questo, proprio perché la peggior cosa è che si prendano in giro i cittadini, perché in questo modo non si fa l'equità e giustizia che sono determinanti ed essenziali per fare un buon federalismo, perché viceversa questa è la dimostrazione che si sta cercando di fare non un federalismo fiscale ma un federalismo clientelare, ossia il federalismo che pur di portare a casa i voti in bicamerale, perché ci sono un sacco di parlamentari che provengono dalle regioni a statuto speciale, oppure in Parlamento perché ovviamente alcuni parlamentari delle zone privilegiate che da sempre hanno avuto contributi straordinari sono favorevoli al federalismo purché non cambi nulla, e in questo senso credo che noi del PD dobbiamo incalzare l'attuale maggioranza affinché si faccia veramente il federalismo che serve.